Buon pomeriggio amici di Ortica Socia, con solo appuntamento lunedì con Sua Eccellenza il Calcio. Come sempre, prima di tutto grazie a chi ci ospita, lo storico Bar Delfini in via Paolo Laziale alla Dispoli. Altri due ospiti di eccezione, io parto subito qui dalla mia destra, l'allenatore della Strea Rodolfo Gentilini, grazie di essere con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. E poi fra alcuni istanti sarà inquadrato il direttore sportivo sempre della Strea, Giuseppe Iacomini, grazie direttore di essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. E poi compagno di viaggio che ritorna dopo l'assenza ingiustificata della scorsa settimana, amico e collega Giovanni Pimpinelli, bentornato. Buonasera, buonasera direttore, vi siete collegati in ritardo perché 5 minuti fa abbiamo dovuto aspettare un attimo, è successo di tutto, è crollato un bicchiere a terra con il vetro che si è spappolato in giro per il bar, siamo dovuti intervenire per risolvere la situazione. Come si dice, qual è la dicenza? Di chi è scaramantico, che se si rompe lo specchio porta bene, com'era? No, specchio sono 7 anni di disgrazia. Quindi niente, dobbiamo guidare. Bicchieri no, bicchieri no. Facendo una battuta, qualche squadra di eccellenza forse lo specchio si è rotto qualche settimana fa, ma questo è un altro discorso. Allora, questa è la quinta puntata della quarta serie, esattamente la numero 109, cominciano ad essere tante. Come vedete, i nostri ospiti della Strea, squadra storica, squadra che dal 1948 a Roma rappresenta un punto di riferimento, sono con la divisa ufficiale. Direttore, perché in divisa ufficiale? Beh, innanzitutto è un doveroso ringraziamento alla Polizia Penitenziaria e alla dottoressa Marotta, che è il direttore dei gruppi sportivi, che ci ha permesso di essere qui. Come sapete, la nostra è una squadra un po' atipica, perché comunque siamo una squadra di un corpo di polizia. Abbiamo vissuto nella nostra storia dei momenti gloriosi, altri meno fortunati. Questa è una nuova parentesi e speriamo di dare lustro a un corpo che forse lavora troppo nell'ombra, ma che è composto da uomini e donne di assoluto spessore. Quando si tratta di polizia, sì, in generale, io mi permetto di dire una cosa che col calcio c'entra poco, ma la dico lo stesso. Dopo aver visto quelle scene vergognose a Roma sabato pomeriggio, sempre più solidarietà alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria, alle istituzioni, perché veramente l'Italia ha bisogno di tutto, meno che di qualche imbecille che va in piazza e con la scusa della pace prende a sassate, a Molotov, manda 30 poliziotti all'ospedale. Quindi non a caso anche che abbiamo voluto loro, che rappresentano un corpo particolare, in questa trasmissione per ribadire che insomma chiedere la pace è una cosa, sfasciare le macchine dei poveri cristi che vanno a lavorare è tutta quanto un'altra. Rimanete con noi per tutta la trasmissione, che sapete vi accompagnerà per tanto tempo, saranno contenti i nostri ospiti che hanno macinato chilometri, perché abbiamo una serie di notizie, una veramente clamorosa che riguarda il calciomercato e poi tante altre sulle squadre del nostro territorio, dei due gironi. Ecco Giovanni, giusto per lanciare la prima chicca, il La Dispoli ha perduto un giocatore. Notizia di pochi minuti fa, è stato rescisso, ovviamente l'accordo, insomma il contratto adesso non so di cosa riguarda, però comunque sia, non farà più parte della rosa il difensore Pellegrini, che era uno di quelli che sarà segnalato meglio durante questo primo scorcio di campionato. Ovviamente una defezione che avrà il suo peso per quanto riguarda la squadra di Andrea Di Lenzo. Vedremo un attimo quello che succederà, perché ultimamente stiamo vedendo anche l'ultima settimana, per esempio Capuano che rescinde dalla Rieti e poi si accasa al Viterbo, perché stiamo vedendo diversi giocatori che tramite questa formula che è permessa dalla federazione poi magari passano di maglia. Ovviamente adesso non sappiamo niente su Pellegrini, se è pronta una nuova avventura per lui, però per quanto riguarda la Dispoli, una squadra che già sta vivendo un momento di difficoltà con i 12 gol incassati in 3 partite, l'eliminazione dalla Coppa, ieri è arrivata una sconfitta secondo me onorevole, quel di Valmontone, però ovviamente fa male prendere gol al 92esimo quando ormai stai facendo il callo con la possibilità di uscire con un pareggio da un campo così difficile. Ecco mister, io mi riallaccio quello che diceva adesso Giovanni Pimpinelli, no? È un po' bizzarro che ci sono giocatori che da neanche un mese e mezzo iniziano con una squadra, poi arriva la rescissione del contratto e magari la settimana dopo ve li trovate contro in un'altra partita. Per la sua esperienza, forse non sarebbe il caso di mettere regole un po' più precise, cioè il calciomercato inizia un giorno e finisce un altro, altrimenti con la rescissione praticamente è aperto tutto l'anno? Beh, si fanno le regole, ci stanno, quindi queste bisogna accettarle. Adesso questo se sia giusto o meno non lo so, però bisogna anche capire se un giocatore si trova male da una certa situazione, ha anche diciamo la fortuna di poter cambiare. Questo è anche un aspetto positivo di questa storia qui.
diciamo che le regole ci sono, vengono modificate nel tempo, come vengono modificate le regole del calcio, vengono modificate anche questi per i tesseramenti. È anche vero che è stato fatto da poco anche per gli allenatori questo coso, perché questo svincolo, no? Anche gli allenatori, perché una volta esonerati non potevano più allenare, no? Per tutto l'anno, mentre c'è stata anche una svolta sotto questo punto di vista. Quindi diciamo che si sta più avvicinando al calcio grande questa cosa qui. E vedremo cosa succederà, perché qui i cambiamenti sono all'ordine del giorno. Un altro paio di argomenti. Intanto poi durante la trasmissione Giovanni Pimpinelli vi introdurrà all'ennesima puntata della nostra rubrica Punti Pesanti, che sta prendendo veramente piede, ovvero la rubrica poi è quella dei gol. C'è un protagonista che farà piacere ai nostri ospiti. E che vi sveleremo dopo. Un saluto al mister Marco Scorsini, che in questo momento sta allenando l'Angri, perché l'Angri mercoledì giocherà un recupero del campionato di Serie D. Poi Marco, durante la quello dell'infortunio dell'arbitro? Quello dell'infortunio dell'arbitro. Partiranno dal 23° del primo tempo. E poi a proposito di Marco Scorsini, più avanti vi dirò la bomba clamorosa ipotetica di calciomercato che sta per essere forse realizzata nei prossimi giorni. Useremo tanti e tanti condizionali. Allora, io partirei prima però con i nostri ospiti, perché ripeto, rappresentano una realtà particolare, una realtà importante, la Strea, squadra di calcio, squadra che esiste dal 1948, squadra che è un punto di riferimento per tanti giovani. Ecco, direttore, per la sua esperienza, quanto è diverso fare il dirigente, il direttore sportivo in una società come la Strea rispetto a una qualsiasi altra rispettabilissima squadra di calcio? Ma sicuramente è molto complicato, perché sono tante le dinamiche da valutare. Oltre all'aspetto puramente tecnico, c'è da gestire anche un discorso lavorativo che comunque implica tanta attenzione. Poi anche dal punto di vista del mercato diventa la situazione un po' particolare. Noi quest'anno, per esempio, questo discorso degli under ci ha permesso di accentuare ancora di più il nostro spirito di corpo, perché noi quest'anno la nostra rota per 25 trentesimi è formata di appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, e questa cosa credo che non accadesse dai tempi della C. Quindi poi dopo noi andiamo a cercare quegli esterni che ci possono permettere poi di avere una squadra competitiva. Sì, qua ricordiamo, per quanto riguarda i corpi delle forze dell'ordine, spesso si parla nel mondo dello sport, intendo, di fiamme oro, di fiamme gialle, di carabinieri anche, che ci hanno regalato anche tante medaglie all'ultimo Olimpiadi di Parigi, però ci sono anche le fiamme azzurre che conosciamo, che ho conosciuto personalmente tramite anche un campione del UNICEF come Mattia Gamboni, che per poco non vinceva la medaglia alle Olimpiadi di Tokyo, poi ha lasciato ed è passato all'equipaggio di Luna Rossa, che purtroppo ci ha dato quel boccone amaro venerdì scorso con la sconfitta contro Britannia, quindi non ha vinto lui Vito a campo e non disputerà la finalissima di America Cup contro New Zealand. Io so che tu avevi un paio di curiosità sul direttore, vero? Assolutamente sì, ho ascoltato un'intervista che ha fatto prima del campionato, dopo il Memorial Ivano Fronte a Santa Maniella, dicendo aspettiamo qualche giornata per capire questa Strea dove può andare, quali obiettivi può avere, quale tipo di campionato può fare. Adesso, dopo queste prime 5 giornate, questo primo mese, dopo anche il primo turno di Coppa Italia, questa Strea cosa può fare, considerando anche il bottino di punti che avete messo in cascina in queste prime tornate di campionato? Ma noi ci auguriamo di fare un campionato che possa comunque rispettare il nome che ci portiamo avanti da sempre. Ho trovato una squadra, un ambiente che ha tanta voglia di rivalsa, perché comunque gli ultimi anni sono stati un po' difficoltosi, ma abbiamo un gruppo coeso che lavora bene, mi sono circondato da uno staff importante che può fare la differenza soprattutto in una squadra come quella della Strea. E dobbiamo continuare a migliorare, ma lo spirito è quello giusto, perché abbiamo giocatori che hanno tanta fame e che vogliono comunque un po' ribaltare le sorti di questi ultimi anni. Quindi sarà un campionato molto interessante da parte nostra, e ci auguriamo che con il tempo continueremo a migliorare e a prenderci delle soddisfazioni. Poi c'è la cosa che le manca di più da,
da direttore sportivo rispetto a quando giocava a calcio, invece un vantaggio che ha da direttore sportivo rispetto a quando faceva il portiere? Ma allora la difficoltà maggiore è la domenica, le sensazioni che non riesci più a, cioè che vivi in maniera diversa, nel senso lì sei un protagonista, sai quello che puoi dare dal punto di vista tecnico, e in questo nuovo ruolo invece puoi solo vedere, e il tuo ruolo è il sabato mattina con la rifinitura termina, nel senso hai cercato di captare tutti quelli che erano i messaggi che ti arrivano dalla squadra, e poi però dai in mano tutto il tuo lavoro allo staff e ai ragazzi. Quella è sicuramente una cosa che manca. La cosa buona è che magari sabato ho fatto una bella manciata di sushi con la famiglia, che in un'altra situazione magari già stavo in clima partita. Vabbè, poi i giocatori se la fanno domenica sera, quindi insomma posticipato di 24 ore. E non solo il sushi. I dirigenti consegnano la squadra poi all'allenatore. Mister Adolfo Gentilini, alla prima esperienza, no? Nel campionato di eccellenza su una panchina così importante, ecco, dopo un mese e mezzo, che bilancio, io direi positivo, poi ne parleremo quando ci occupiamo del girone B, che bilancio può tirare? Sicuramente è positivo, questo è il frutto di un lavoro da qui a 2 mesi a questa parte, dove abbiamo trovato ragazzi molto disponibili al sacrificio, ad apprendere, motivati. Il percorso è molto lungo, c'è ancora da migliorare, però grazie allo staff che ha messo su in piedi il direttore, Mastro Donato, Caso, Figurelli, Busico, il preparatore di portieri, siamo uno staff dove ha un unico obiettivo, un unico pensiero, e questo è importante, riuscire a condividere con altri, a vedere altri punti di vista, e questo ci dà una grossa forza per poter portare poi al risultato che è domenicale. Una curiosità, poi partiamo col girone A, poi partiamo anche il girone B, come sempre col direttore. Sì. Mi diceva il mister Scorsini, che salutiamo, che lei è stato un suo giocatore. Assolutamente, in 2 stagioni siamo stati insieme a Ronciglione, nella parte più facile mia, perché comunque ero uno dei giocatori più rappresentativi, quindi era facile gestirmi. Nella seconda invece ha prevalso la grande stima reciproca che abbiamo, perché comunque avevo anche un under importante al mio fianco, che era Bertolini, portiere attuale della Sulianese, che poi ha dimostrato e sta dimostrando il suo valore, quindi in tante occasioni il mister ha pensato bene di utilizzare Luca, e se non c'è stima e non c'è grande rispetto dei ruoli, magari potrebbero essere sempre situazioni un po' complicate da gestire. Invece con il mister abbiamo fatto anche lì la differenza con il nostro rapporto. Allora, io poi parto un attimo al mister Gentilini, la prima esperienza allenatore di una prima squadra, cosa cambia invece rispetto a quando dirigeva il settore giovanile? Beh, fondamentalmente cambia poco. È sempre da fare, bisogna puntare tutto sull'aspetto umano. L'aspetto umano non deve mai mancare, sia con i ragazzi che con quelli grandi. Quelli grandi hanno un altro tipo di rapporto, però l'aspetto umano è fondamentale, quello non deve mancare. Ma il sabato notte dorme, mister? Sì, si dorme, perché io sono abbastanza fiducioso della squadra. I ragazzi sono motivati, ho detto, sono motivati, poi la domenica dipende da un po' di dose di fortuna, da tanti fattori, però loro vanno sempre con lo spirito giusto in campo, e quindi questo ci fa dormire tranquilli. E quindi il mister dorme, il direttore mangia il sushi, abbiamo fotografato il sabato sera dei dirigenti della Strea. Allora io partirei col girone A, perché noi, come sapete, siamo pochi, ma ci sparpagliamo la domenica, andare a vedere diverse partite per capire un po' che succede. In testa al girone A c'è il Civitavecchia, che continua a mantenere il comando. C'è il Pomezia, che virtualmente sarebbe primo, che deve recuperare una partita. Poi, a proposito di recuperi, vi racconteremo l'ennesimo aneddoto. Stanno arrivando, attenzione, Tivoli e Colleferro. Per noi a Civitavecchia c'era proprio ieri Giovanni Pimpinelli. Allora, che partita è stata Civitavecchia-Ranova? Primo tempo di marca nerazzurra, secondo tempo di marca rossoblu. Alla fine era spuntata la squadra di Massimo Castagnani, che in un confronto che ci attendevamo fosse da under, se avessimo dovuto fare una scommessa, perché la Ranova non aveva subito neanche un gol fino a questo momento, ne ha fatto solamente uno proprio nella quarta giornata dopo 3-0-0.
prima mezz'ora è stata abbastanza equilibrata, senza grosse occasioni, poi a un certo punto si è distratta la squadra di Vigna perché 1-2 fatale del Civitavecchia, prima con il centrocampista Laurenti e poi con una classica cavalcata di Vittorini che ha segnato, insomma lo spieghiamo perché ha fatto gol in questo turno di campionato. Poi Cecca ha incassato due gol che Castagnale ha giudicato un pochino stupidi, il primo è arrivato subito dopo il 2-0 di Vittorini, quindi ha ridato fiducia alla Lanova, poi nel secondo tempo ha nuovamente segnato quando però ha già fatto il gol Funati di testa, quindi c'è stato il classico la classica sofferenza finale negli ultimi minuti con Cecchia che ha dovuto soffrire un attimo la Lanova che sta cercando di rimontare, però è riuscito a portare a casa questa vittoria anche tramite il suo gioco, il suo movimento. Poi lo spieghiamo, spieghiamo un attimo perché ce l'hanno anche consigliato dalla società, il primo posto sia della prima squadra ma anche della Juniores, e noi specifichiamo perché l'ha detto noi anche lo specifica il dirigente Alfredo Zacchei che e ci mancherebbe che non specifichiamo alla prossima in casa, e tra l'altro sarà molto lontana perché il Cecchia adesso fa due di seguito in trasferta, il 27 gioca col Fiumicino, e se il Cecchia dovesse essere in testa alla classifica sia con la prima squadra che con la Juniores al termine di quella giornata, ci sarà bottiglia di prosecco offerta al direttore Palmieri. Così, così mi risulta dal dirigente Zacchei, questo è un impegno ufficiale, questo è un impegno ufficiale. Un anche alla direttrice. Ovviamente ci mancherebbe. Peraltro un saluto agli amici di Civitavecchia. Qualcosa ci daranno perché non ce lo diranno dietro. Io invece ho una domanda per il direttore Iacomini. Allora, inizio stagione c'erano due correnti di pensiero per il girone al direttore. Chi diceva se il Valmontone in grana ha costruito una corazzata le vince tutte, chi diceva attenzione perché nel girone A ci sono tante squadre trappola che possono inserirsi al vertice. Lei pensa che il Valmontone se parte e inizia a avere un briciolo di fortuna come ieri quando ha segnato al 95esimo contro un buon La Dispoli se ne va, oppure sarà combattuto fino all'ultimo? Ma dalla mia esperienza sono sempre convinto che poi i valori alla lunga escono fuori, quindi già per loro queste partite sono oro, perché partire con tutti i favori del pronostico, avere gli occhi puntati e poi magari scricchiolare all'inizio potrebbe già creare dei problemi all'interno dello spogliatoio. Invece questi problemi vengono allontanati con il successo, e quindi questo credo che con il tempo poi venga fuori. Io sono anche uno di quelli che ho sentito tanti ragionamenti sulla differenza girone A, girone B. Io non lo so poi quanto sia giusto fare queste differenze, perché ogni girone credo sia complicato. Guardate, anche nel girone nostro c'è l'Arce in difficoltà, non so se magari nel girone A magari avrebbe quei punti. Ha anche avuto un calendario clamoroso l'Arce, le prime 5 giornate. Assolutamente, quindi è un girone molto, molto interessante da seguire. Posso rigirare la domanda anche al tecnico se vuole intervenire? Una squadra che ancora deve ingranare, trova una vittoria dopo una partita in cui cerca di buttarla dentro, non ci riesce, fa gol al 92esimo, può cambiare una stagione una cosa di questo tipo? Assolutamente sì, perché ti dà una consapevolezza importante. Così anche dalla parte opposta sarebbe stata anche per la Dispoli, no? Perché comunque dice porti a casa un punto ma lo raccogli a Valmontone con una squadra di quello spessore, sarebbe stata anche per loro una grossa botta di autostima, e per il Valmontone invece inizia a aggrapparti a delle situazioni che dice veramente potrebbe essere la nostra stagione. Che collocazione avrebbe secondo lei, mister, la sua Astrea in questo girone A che tutti quanti dicono essere molto più tecnico del girone B? Guardi, non direi, io direi che forse questa è la collocazione, perché come ho detto tempo fa alla prima nostra intervista è il campo che parla. Ora bisogna sapere le forze dell'altra società, dell'altro girone, noi non l'abbiamo incontrato, quindi non possiamo dire qual è la nostra giusta collocazione in questo girone A. È pur vero che diciamo nel girone A la forbice tra la prima classifica e la prima della zona calda è solamente 6 punti, quindi corre molto poco, nel nostro girone sono 11 punti. Quindi questo poi anche le differenze reti nel girone A, massimo c'è un meno 8. E di squadre che hanno cassato goleate, nel girone B invece meno 13 già vediamo le differenze reti. Questo è vero, quindi però adesso dire la Stea dove si collocava il girone A non ha risposta. Sicuramente io
esprimo un parere personale, immagino a metà classifica, perché la Strea variata l'abbiamo visti anche, è una squadra molto tecnica, gioca tanti giovani, però è una squadra compatta. Ecco, la Strea, una delle caratteristiche di questa squadra è la compattezza e la concretezza. Chi sta arrivando a tutto gas è il Pomezia, che ieri ha battuto 3-2 la Romule, ma non vi fate ingannare dal risultato, vinceva 3-0 a pochi minuti dalla fine. Pomezia è una delle squadre favorite per questo campionato, ha una partita in meno perché deve recuperare un match. Ecco, così diamo la prima un'altra chicca alla Giovanni. Sì. In realtà sono due i recuperi, uno è stato nuovamente posticipato. Esatto, uno si giocherà mercoledì prossimo insieme alla Coppa Italia Promozione, quello tra Viterbo e Romulia, che andrà in scena a Rocchi. L'altro invece, quello tra Tivoli e Pomezia, è stato posticipato nuovamente, è stato disputato il primo mercoledì di novembre, che se non sbaglio errato è il 6, quindi bisognerà aspettare un altro mese. A parte un peccato, perché in questo momento la classifica non è completa, diciamoci che ci vedeva che primo, ma c'è un asterisco, l'asterisco del Pomezia, che è sotto di un punto perché ha ritrovato la seconda posizione. In caso dovesse vincere quella partita, salirebbe di grado, andrebbe proprio sopra addirittura di due punti nei confronti della squadra di Castagnari. Da capire poi perché è stato rinviato il rinvio, ma sì, lasciamo perdere, perché tanto ormai il comitato regionale ci ha abituato. Quello che penso io è che magari l'affollamento di impegni non garantisce la massima tenuta, perché se è giocato in Coppa Italia per due volte a settembre, si giocherà il 16, si giocherà il 30, quasi tutti i mercoledì sarebbero occupati, e quindi di sicuro sarebbe un impegno quasi da Champions League. Arriva la parte alta, si sta affacciando anche il Rieti, e ieri noi siamo andati a vedere Aurelia Antica Rieti, gran bella partita, combattutissima. Aurelia Antica ha tenuto testa a una delle squadre più forti di questo girone, addirittura Aurelia Antica era anche andata in vantaggio. Poi la partita ha girato, perché è vero, un gol al 92esimo cambia una stagione. Il Rieti si è riversato in avanti, ha avuto la bravura e la fortuna di pareggiare dopo un minuto. Se la Aurelia Antica avesse tenuto il vantaggio per qualche altro minuto, come ci ha detto poi il mister Lo Monaco negli spogliatoi, forse sarebbe stata un'altra partita. Poi ha prevalso la tecnica, ha prevalso l'esperienza. È una squadra anche fisica, Rieti, secondo te? Molto grossi, giocatori molto strutturati, squadra, dico, una partita molto, non cattiva, ci mancherebbe, però con tanti falli. E io ho visto contestare l'arbitro, ma sinceramente questa volta non me la sento, perché io l'arbitraggio che ho visto ieri della partita è stato un arbitro che finalmente parlava, finalmente si faceva rispettare. Peraltro si sentiva anche dalla tribuna quello che diceva l'arbitro, che invitava i giocatori a non buttarsi per terra, a giocarsi questa partita senza fare troppe sceneggiate. Si è sbagliato, probabilmente ha sbagliato un po' di qua, un po' di là, però credo che alla fine la vittoria del Rieti, che aveva al seguito tantissimi tifosi, questo è il Rieti quello vero, non quello dell'anno scorso del teatrino, è una squadra che rappresenta un'anima, che rappresenta una città. A me è piaciuta anche l'Aurelia Antica, poi certo è chiaro che la differenza tecnica sta uscendo un pochino fuori. Ecco, a proposito dei Rieti, direttore, una domanda che stiamo facendo a tutti i dirigenti, questo è un io so che ad Amatrice ci faremo tanti amici, ma mi interessa poco. L'anno scorso, grande, splendida duello fra V3 e Maccarese, di cui adesso parleremo, e Amatrice Rieti, bellissima, l'Amatrice l'aggancia alla V3 all'ultimo, poi c'è questo fantastico spareggio, lo vince meritatamente o meno, comunque lo vince l'Amatrice Rieti. Tutti festeggiano la Serie D, dopo 5 giorni l'Amatrice ci dice: abbiamo scherzato, noi la Serie D non ci iscriviamo. Allora le dico, noi stiamo facendo una sorta di sondaggio con tutti gli ospiti, lo faremo se Dio vuole fino a maggio. Quanto ha perso di credibilità il calcio dilettanti dopo un campionato meraviglioso, quando qualcuno si alza a giugno e dice no, io la Serie D non la faccio? Sicuramente questo è un argomento molto particolare da toccare, però cioè io mi metto nei panni della V3 Maccarese, no? Che comunque del Monte Spaccato. Del Monte Spaccato, assolutamente, perché fai una cavalcata impressionante. Saranno stati mesi per loro, posso solo immaginare, con una tensione esagerata. Quello spareggio bellissimo davanti a quella cornice di pubblico, perderlo immediatamente, come dicevi, questo poi il calcio sono episodi, no? Poi chi è arrivato davanti a te non si iscrive al campionato, sicuramente è una sconfitta. Poi si devono poi sapere anche i motivi, quanto quelle difficoltà sono uscite, in che momento, no? Perché poi magari fino allo spareggio
era tutto tranquillo, pensavano che si potesse sistemare. Sì, sì, perché anche ascoltando le parole dei dirigenti della Rieti dicevano questo, che è accaduto tutto dopo nel giro di 4-5 giorni. Quindi, perché poi anche quella è una consapevolezza, tu hai raggiunto la Serie D, quando ti metti seduto e inizi a ragionare sull'idea, sulla programmazione, magari ti rendi conto che magari hai fatto il passo più lungo della gamba e poi a quel punto diventa veramente complicato. Io il pensiero è soprattutto per il Monte Spaccato e per la V3, perché sicuramente hanno subito una delusione che ha fatto male, che gli farà ancora male e che si ricorderanno anche in questa stagione, che forse sarà anche la loro forza, perché poi è uno stimolo, però è sicuramente dura da accettare. V3 Maccarese che va sul campo mai facile dei nostri amici del Certosa, che salutiamo, ribalta la partita, la vince 2-1. Ecco mister, anche per la V3 Maccarese, che ha avuto un inizio di campionato un po' particolare, no? Sì, tante voci, troppe trantellazioni, poi la V3 ha risposto in Coppa Italia facendo 4 gol alla Dispoli, ieri andando a vincere a Via di Centocelle, che non è mai facile. Possiamo dire che la V3 Maccarese è un po' come Valmontone sulla scia dello scorso anno, se prende il passo diventa complicata per tutti. Sì, sicuramente sì. È una compagine che già, diciamo che già è strutturata bene negli anni, diciamo che già sono 2-3 anni che ha quasi gli stessi giocatori, quasi è migliorata anche quest'anno, quindi se prende un buon passo sarà difficile. Giovanni, poi, tra l'altro, alla maledizione, sì. No? Certosa, degli ultimi minuti. Sì, assolutamente, perché è una cosa che sta diventando una costante. È vero, c'erano degli infortunati, è vero che qualcosa di sfortunato è accaduto, come ha dichiarato anche il tecnico Russo, però la metto sulla stessa linea dell'Ottavia per quanto riguarda la bassa classifica. Sono due squadre sfortunate, ma se accade poi 3, 4, 5 volte, alla fine qualche demerito ce l'hai, e quindi è quello che stanno ragionando anche all'interno del club Nero Verde. Per la V3 Maccarese è una vittoria importante, perché così come Valmontone doveva trovare un modo per sbloccarsi, e quale modo migliore che andare a vincere nei minuti finali su un campo difficile come quello del Certosa. Ecco, possiamo dire che il Certosa ha la stessa sindrome della zona Cesarini dell'Ottavia? Assolutamente sì, l'Ottavia è lì a un punto, ma ne poteva, abbiamo detto l'altra volta che già ha perso 4 punti in 2 partite. Cioè se era 5 è un'altra cosa, poi è andato avanti cedendo, cioè mi ricorda un po' un aereo, cioè come un aereo, tu sali sull'aereo, hai fatto il check-in, hai controllato tutti i documenti, l'aereo sta per partire, parte, si accendono i motori, però le rotelline da terra non si staccano mai e rimane sempre per terra. Mi ricorda un po' questo. Si parla spesso di calendario difficile, di calendario facile. Il calendario facile ce l'hai quando trovi una partita buona da vincere nel momento di difficoltà. È da lì che riparti, è da lì che riesci a emergere e a fare quello che devi fare, perché non vediamo squadre che si stanno staccando in questo girone. Circa domenica va a giocare con la Romulia, non dico che la teme, ma sicuramente ci va con grosso pensiero, perché la Romulia in questo momento è terz'ultima, la Dispoli è penultimo e ieri ha rischiato di portare a casa via un punto da Valmontone. Quindi qui non si stacca nessuno, serviranno altre giornate per capire l'andamento di questo girone, a differenza del B che invece alcune cose ce le ha dette, ma le altre ce le ha smentite, lo diremo dopo però. Le altre squadre, il Fiumicino che attua la politica dei piccoli passi, pareggio con la Boreale, peraltro guardando la sintesi il Fiumicino avrebbe meritato di vincerla questa partita, ha avuto tantissime occasioni, la Boreale è stata brava a sfruttare peraltro sul calcio di rigore una delle disattenzioni della difesa. Il Colleferro riesce finalmente a fare bottino piano e spugna il campo della Luis, che non è mai facile. E adesso, anche perché, come ha dichiarato Gagliarducci, avevano questa cosa nella mente durante la settimana, ovvero loro volevano vincere contro il CIEC la domenica prima, secondo loro meritavano la vittoria, non è arrivata e quindi avevano questo troppo in gola di quello che è accaduto la settimana prima. E poi veniamo a un'altra partita che era attesa da 30 anni forse, credo, che è Viterbo Soriano. Io dico, allora, noi, apro una parentesi così scherzosa, noi raramente quando facciamo i pronostici ci azzecchiamo, no? Diciamo sempre che la chiamiamo la rubrica delle brutte figure, ma devo dire che lunedì scorso, a parte il mister Di Curzio che era con noi, che saluto, che ha azzeccato in pieno l'X del Fiumicino e il 2 del Maccarese, ma io poi mi ero sbilanciato dicendo mi gioco veramente la partita più pazza e ho detto che c'erano tutti i presupposti, non tecnici, ma emotivi, sentimentali a chi piace un certo tipo di calcio, perché la Soriano dopo 30 anni, 40 anni, non so quant'è, andasse a vincere
sul campo della Viterbese e del Viterbo. Ieri è successo, Viterbo ha giocato neanche male, ha attaccato, ha preso un palo, ma la Sorianese alla fine ha vinto 1-0. Tra l'altro andatevi a cercare l'immagine dell'esultanza dei tifosi, è successa una cosa comica, perché praticamente nell'esultare un tifoso della Sorianese ha saltato, ci sono le seggiolette lì, è inciampato e è caduto di faccia sul pavimento, però non si è fatto niente per fortuna. E c'è un altro tifoso all'interno del gruppo di quelli della Sorianese, che rimane fermo al momento del gol, come se ti fa sapere il Viterbo. Non abbiamo capito se era una scaramanzia o se il tifoso del Viterbo si è messo quelli della Sorianese, non lo sappiamo, però. Ho rimasto paralizzato dalla gioia. Non so, il gol di Zarra. Comunque, però, tre punti importanti. Posso chiedere in commento, insomma, a un esperto del calcio viterbese? Direi che chi ci ascolta vuole sapere il pensiero di Peppe Iacomini su questa partita. Iacomini è molto viterbese. Tocchiamo un bel tasto, perché comunque, la Viterbese, per me, che sono di un paese della provincia, è stata sempre la massima espressione, no, del calcio. E la Sorianese è una squadra di cui sono stato capitano, con cui giocano ancora ragazzi che hanno giocato con me, allenata da un mister con cui abbiamo vinto a Tarquinia, che poi negli anni è diventato anche un amico. Grande stima anche per mister Puccica, che sta facendo delle cose comunque straordinarie. Io ho visto solamente le immagini, è stata una partita sicuramente che dalle forti emozioni. Io qualcosa ci avrei scommesso anche che la Sorianese potesse fare questo colpaccio, perché uno, so come quanto è bravo il mister a preparare le partite, come la sentivano tanti di loro, perché entrare a Rocchi è sempre un qualcosa di particolare per noi viterbesi, e sono sicuro che tutti hanno dato quel qualcosa in più, e magari anche gli episodi, poi, come leggo e sento in tutte le partite, poi fanno la differenza. Soriano hanno fatto festa giustamente fino all'alba, però Giovanni, tanto per dirla, a Viterbo non si vogliono far mancare nulla, adesso c'è stata la polemica con gli Ultras. Sì, perché per la partita di Coppa Italia Viterbo ha deciso di giocarla nuovamente a Vignanello, per salutare anche Vignanello, che ha ospitato tutta la realtà dei Monticimini, sappiamo dei tempi del quadrilatero di quella zona, però i tifosi non hanno accolto bene questa decisione, dicendo che avrebbero disertato poi quell'impegno, non avrebbero sostenuto proprio il Viterbo, e purtroppo questo si aggiunge a una situazione di incertezze di queste ultime settimane, anche legate alla società. Come dicevate anche l'altra volta, ero presente alla Dispoli Viterbo, c'è stato anche qualche coro, diciamo così, non positivissimo nei confronti di Salaris. Anche dal punto di vista tecnico il Viterbo l'ha vinta 4-1, ma il punteggio è stato bugiardo, perché il primo tempo la Dispoli ha giocato alla pari del Viterbo, ha avuto due clamorose occasioni, soprattutto quella con Cardellini, che è stata davvero incredibile, di poter segnare il gol del vantaggio. Poi nel secondo tempo è vero che la Dispoli l'ha ripresa, e poi da lì, insomma, la tecnica, Jurato e gli altri li conosciamo, e quindi hanno favorito il successo della squadra gialloblu. Sulla Dispoli, ecco, mister, una considerazione da allenatore, no? La Dispoli quest'anno, che ha cambiato in corsa proprietà, ha fatto una scelta molto precisa, addirittura forse anche più radicale dello scorso anno, quella di puntare sui giovani, su un settore giovanile, su tanti ragazzi di belle speranze. Ecco, in questo momento la Dispoli, peraltro, la classifica dice che è una scelta che non sta pagando, poi però chi guarda le partite si rende conto che la Dispoli gioca bene, che ha messo in difficoltà il Viterbo. Ieri a Valmontone, con le unghie e con i denti, si era guadagnato un punto che poi non è arrivato, perché Valmontone ha talmente tanti campioni che il guizzo lo trovano sempre. Però le chiedo, nella stagione in cui non c'è più l'obbligo degli under, quindi in teoria, io dico sempre per chi ci ascolta, una squadra per far giocare 11 trentenni, se vuole, in campionato, non è forse ancora più un salto nel buio puntare esclusivamente sui giovani? Puntare solo sui giovani, sì, potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Uno, da una parte c'è l'entusiasmo, la gioventù, la freschezza fisica, ma dall'altra l'esperienza, e l'esperienza non è che si compra al supermercato. Quindi c'è bisogno di giocatori di esperienza che accompagnano i giovani affinché crescano. La squadra solo di giovani potrebbe soffrire tanto, e adesso in pratica il campo dice questo: c'è bisogno di esperienza.
oppure devi mettere in preventivo, che comunque possono capitare partite che al 95esimo per una disattenzione legata anche all'esperienza, che magari una palla non la calci, oppure non prendi il fallo tattico e tutto, la puoi pareggiare. La devi mettere in preventivo, mi dice il mister. Certo, dipende anche da che tipo di discorso si può fare, perché per esempio a volte si faccio la squadra con i giovani, magari mi riempio anche la bocca, però magari lo faccio perché non ho disponibilità economica per comprare i giocatori forti, oppure un anno lo faccio con i giovani e poi dopo l'anno dopo sconfesso quello che... I motivi li sa solo la proprietà, quindi... Sì, no, c'è un discorso generale, non mi riferivo a... Questo assolutamente sì. Voglio chiudere il girone parlando del Tivoli che batte l'Ottavio, ma soffrendo, ma comunque Tivoli piano piano sta arrivando. Una bella doppietta di Gerardi. E poi sui gol pesanti dopo apriremo la parentesi, però per chiudere il girone A, tutte e due, tra le tante rubriche che noi ogni tanto lanciamo qui a Sua Eccellenza il Calcio, c'è quella di scommetti un euro. Parto col direttore. Allora direttore, è vero che è solo la quinta giornata, manco una vita, però se lei dovesse puntare un euro, chi vince il campionato e chi arriva secondo e va ai playoff? Nel girone A. Nel girone A io scommetterei, anche se prenderei poco, sul Valmontone. E spero che secondo possa arrivare anche il V3, perché comunque deve fare un campionato importante, perché l'anno scorso la loro, cioè, un amante di calcio, cioè, non puoi non essere empatico contro una squadra che magari perde uno spareggio, quindi immagino come possano stare, e mi auguro che fanno un campionato da protagonisti. Mister, su chi buttiamo questo euro? Beh, è facile, diciamo adesso, Valmontone e Comercio, secondo me. Io mi sbilancio, poi lo faccio fare anche a Giovanni, tanto ormai noi ci sbilanciamo sempre, io dico la mia, io credo è pronostico, il campionato lo vince il Pomezia, e secondo me se tiene questo ritmo, secondo arriva Civitavecchia. E io dico a questo momento Pomezia primo, Valmontone secondo, per come la vedo. Non vedo ancora la V3, poi magari cambia tutto, perché sappiamo il mercato di dicembre è sconfessa tutto quello che vediamo nelle prime giornate. Però per ora vedo il Pomezia più quadrato rispetto alle altre. Ci vedrà che fa un bel campionato, però non lo vedo nelle prime due adesso. Posso aggiungere un'altra cosa, che secondo me questo è un campionato che dove faranno la differenza poi le società. Le società su i soldi, su credere, forse faranno la differenza, su credere nel progetto che hanno messo in piedi, perché comunque poi dopo, quando iniziano ad esserci dei problemi, c'è da capire le scelte che fanno. Rimandiamo tutto al prossimo anno, continuiamo a crederci sulla squadra, quindi lì poi si farà la differenza, e non è cosa da poco. Io credo che a dicembre possa esserci un altro campionato, quindi vediamo quello che succede. E io pure mi auguro che il Civitavecchia possa far bene, perché tornando alla Polizia Penitenziaria, sia Massimo Castagnari che Massimiliano Di Luca sono nostri colleghi e gli auguriamo sicuramente il meglio, e oltre alla piazza, che è una piazza che merita altri palcoscenici. Mi permetto di aggiungere una cosa sul fatto che questa trasmissione porta fortuna, che ormai lo sanno tutti. Massimo Castagnari viene qui all'inizio della stagione, Civitavecchia primi in classifica. E non dico altro, però prima c'è un'altra cosa da dire, però sbugiarda lì il direttore. Sbugiardami. E Granieri è venuto qua e nella partita successiva. Noi sappiamo il motivo. Ha fatto 3 vittorie, venuto qua, 2 pareggi. Saluto il mister Granieri. C'era qualche notizia su qualche punta che arrivava, qualche attaccante, ricordo bene? Sì, però prima c'è la telenovela che te la lascio tutta. Quest'anno c'è una nuova telenovela che non è brasiliana, ma è della Via Pontina. Sto parlando del team Nuova Florida. Cos'altro è successo alla terza puntata? Niente, hanno ricambiato l'allenatore. In questo momento non c'è un allenatore tra virgolette vero, semplicemente perché c'è il tecnico della Vignoles. Onestamente, ora come ora, è arrivato bene questo pareggio al Campus Euro, però manca un po' di tranquillità da quelle parti. Sappiamo che c'è un po' di trambusto. È arrivato questo pareggio importante, perché in un momento come questo un pareggio è fondamentale, però è chiaro, cambiare 3 allenatori, è iniziato il campionato solamente da un mese, non fa capire bene quali possono essere le aspirazioni di questa squadra, anche perché poi sappiamo che ci sono dei giocatori portati da qualche allenatore, non sappiamo se rimarranno, arrivati anche diversi elementi nuovi per
il mondo dilettantistico laziale, anche perché ci sono anche diversi ragazzi stranieri. È andato via, quindi, il direttore sportivo. Sì, e quindi c'è una situazione che non riusciamo a capire, non riusciamo a vedere quale può essere il campionato di questa squadra, che merita assolutamente rispetto perché ha fatto la Serie D, ha avuto un importante percorso negli ultimi anni, rappresenta un territorio che magari non c'era, anche l'anno scorso c'era, ma quest'anno non c'era, se non c'era la Nuova Florida, come quello di Ardea. Speriamo che ci sia maggiore tranquillità d'ora in poi. Chiaramente ci sarà la quarta, la quinta, la sesta puntata della telenovela Team Nuova Florida, perché poi dovranno scegliere un nuovo allenatore, vedremo cosa succederà. Tanti rumors dicono che molti giocatori starebbero chiedendo di poter cambiare aria, insomma vedremo cosa succederà. In questa è comunque una squadra importante e faceva la Serie D. Passando al girone B, no, sono rimasti a punteggio pieno, stanno volando in classifica, il Monte è spaccato, ma non è una novità, è una macchina da guerra. Questo fantastico Ferentino, veramente una squadra che continua a vincere dalla primavera dello scorso anno. Anche perché ha vinto il derby, è una partita molto attesa quella contro la Nagni, c'era assolutamente grande attesa, sono vicine Ferentina Nagni, l'ha vinta 2-0, dato anche grazie alle immagini, che fortunatamente vediamo che c'è seguito per Ferentino, anche perché se non vado errato c'è un tifoso, non so se è un dirigente o un tifoso, che fa le immagini quasi tutte le partite di Ferentino, anche in trasferta, quindi ci permette di poter vedere al meglio anche le partite di questa squadra che è diventata simpatica a tutti. Grazie al tifoso che ci informa. Gaeta fa il colpo grosso e supera l'unico Mezzi e si rilancia nella parte alta della classifica, e venga ai nostri ospiti la Strea, come diceva il grande Totò, Tomo Tomo 4-4, si sta avvicinando alla parte alta della classifica. Allora mister, ieri vi affrontavate il fanalino di coda, il centro sportivo Primavera, e quest'anno ha una marea di problemi sotto tanti punti di vista. È stata così facile come dice il punteggio 3-1 o no? Assolutamente no, è stata una partita molto difficile, perché già domenica scorsa aveva dato segnali di risveglio contro il Parioli in casa, ha fatto un buon secondo tempo, e domenica abbiamo visto anche noi che è stata una squadra molto combattiva, non sembra una squadra da ultimo posto, ci ha dato filo da torcia, e noi siamo riusciti con la determinazione, con la voglia, alla fine a ottenere la vittoria, ma è stato un tempo e mezzo molto sofferto. Ci ha agevolato anche l'espulsione che hanno giocato in 10, da lì un po' insomma siamo usciti fuori, siamo stati bravi ad impostare, ad allargare il gioco, ad aprire le maglie alla difesa avversaria e riuscire a portare in porto la partita, però il risultato insomma ecco, poteva essere più ampio alla fine, però è stato molto duro come partita. Ma l'obiettivo reale della Strea, che è anche avanti in Coppa Italia, ne parleremo dopo, qual è? L'obiettivo è partita dopo partita e vedere dove si arriva. Io penso che dopo la decima giornata di campionato si può capire che tipo di campionato si può. Ma si parte da una salvezza senza play-out? L'obiettivo minimo è quello, può essere? Assolutamente sì, altrimenti cioè, partecipiamo andavo a fare, insomma, io tomo 4-4. Altrimenti no, altrimenti la salvezza è sì, perché è stabilita, la salvezza ci deve essere, perché c'è una retrocessione. Allora noi siamo partiti a fare domenica il meglio possibile, e poi ci prendiamo quello che ci dà il campo. Ecco direttore, quando si costruisce una squadra particolare come la Strea, abbiamo spiegato all'inizio l'origine, il legame fortissimo con le istituzioni, come si convincono i giocatori a venire a giocare alla Strea? Non parlo di lavoro ovviamente al ministero, come si convince un giocatore a venire, viene a giocare la squadra dello Stato, parliamoci chiaro, insomma, come riuscire a convincerli? Ma innanzitutto con la credibilità delle persone, perché comunque quella nel calcio è fondamentale. Gli acquisti che abbiamo fatto sono tutti ragazzi che comunque conoscevamo, abbiamo avuto modo di lavorarci, e lo staff ci ha lavorato e hanno capito che magari con noi potevano avere un'occasione importante. Adesso mi viene in mente Cristiano Bussi, che comunque non è che ve lo devo presentare io, Cristiano da noi si sente professionista perché si allena come magari è stato abituato da sempre, perché noi ci andiamo alle 3 di pomeriggio, abbiamo comunque un'organizzazione importante, abbiamo le strutture, quindi magari chi ha vissuto un certo tipo di calcio da noi si può trovare bene. Penso a Tani, Costantini, ragazzi che hanno bisogno di
di forse quel salto di qualità definitivo che li possa mettere tra i grandissimi, perché sono giocatori veramente, veramente importanti, che hanno sempre fatto bene, ma forse gli manca quello scatto definitivo e sano, che con le persone giuste, nel contesto giusto, possono comunque arrivare a quello che sono i loro obiettivi. Quindi il nostro lavoro è soprattutto quello. Tornando alla partita di ieri, che mi aggancio a quello che ha detto il mister, noi ieri abbiamo subito il gol del pareggio all'ultimo secondo del primo tempo. Abbiamo avuto una piccola disattenzione e ci hanno pareggiato, quindi sapete quanto può essere complicato rientrare in partita, perché comunque a loro gli abbiamo dato una forte botta di autostima. Siamo rimasti in partita, siamo stati lucidi, ci hanno agevolato forse loro che sono rimasti in 10, e poi da lì siamo venuti fuori con tutta la nostra esperienza. Ecco Giovanni, lo squillo del Gaeta ieri è importante, no? Fondamentale, perché il Gaeta secondo me gratterà molti punti alle squadre che sono davanti. Ha giocato una partita gagliarda, tosta, nel finale l'ultima mezza ci ha riprovato a rimontarla, però nonostante l'opposizione di Dos Santos, che è il grande giocatore che è arrivato quest'anno alla squadra pometina, ma Gaeta è una di quelle che può stare nelle prime 4-5. Serviva lo squillo a Gaeta, è arrivato. Volevo far commentare i nostri ospiti, visto che già ci sono stati, sia a Cassino con il Reale che col Monte Sabbiaggio, questa vittoria 1-0, anche se anche da parte del Cassino hanno dichiarato che il risultato di 1-0 non è stato meritato, il pareggio era un responso forse che raccontava maggiormente l'andamento di quella partita. Abbiamo visto anche il gol di Molina, che sta diventando sempre più beniamino di quelle parti. Come vedono queste due squadre, visto che già l'avete affrontate da poco? Ma Cassino mi fa un po' sorridere questa cosa, perché pure con noi ci hanno fatto 4 gol e hanno detto forse abbiamo raccolto un po' troppo di quello. Quindi sono anche scaramanti, c'è la Cassina, comincia a essere una scaramanzia. Hanno capito tutto. A parte, perché questa per noi è stata una partita strana, ma che ci ha aperto tanti ragionamenti interni anche i nostri per capire dove dovevamo migliorare, perché noi ovviamente abbiamo preso noi il primo tempo è finito 1-0, il secondo tempo abbiamo avuto subito un'occasione importante per pareggiare, non l'abbiamo fatto, abbiamo preso il secondo e con 5 minuti ne abbiamo presi altri 2, siamo proprio andati fuori di testa. Però loro comunque una squadra dinamica, una squadra che gioca, dietro mi sono piaciuti, hanno tanta personalità. Il Monte San Biagio invece dal canto suo mi è sembrata invece molto, molto battagliera, pure il campo, la gente, il seguito molto caldo. Sì, sono i tifosi con i tamburi. Sì, caldo positivo. Due campi difficili in modo diverso, perché il Cassino forse come gioco mi è piaciuto di più, ma anche il Monte San Biagio invece ha un ritmo alto che comunque darà fastidio. Sì. Ecco, da Cassino, città di Paliano, che ieri andrà a vincere 4-2 a Parioli. E dove andranno domenica i nostri ospiti? Dove andranno domenica loro? Tanto il Paliano che ha fatto 8 gol in 2 partite, quindi prima 4-4, 4-2, quindi all'inizio diciamo che era una squadra quella che si stava staccando, insomma la reazione è arrivata anche forte, anche in Coppa Italia hanno fatto bene. Paliano in Coppa Italia ha battuto 2-0 il Val Montone, poi è stato eliminato ai calci di rigore, ma ha fatto una grande impresa. Ecco, Anagni, lo stesso Parioli, Real Cassino, che dicono loro, tutto sommato, ecco mister, si vede che le matricole l'impatto con la categoria superiore l'hanno già superato, no? Sì, questo l'hanno superato, l'impatto con questa. Io penso che il fattore campo in questo girone ha il suo peso. Questo, quindi questa è una differenza rispetto al girone A. Si dice sempre i campi caldi dell'Agropontino. Abbiamo giocato contro il Monte San Biagio, che mi ha fatto una grossa impressione, perché era una squadra molto fisica, intensa, e fuori casa non ho magari il risultato dice un po' troppo, però ecco, vedi, non c'è stato un grosso riscontro. Quindi secondo me il fattore campo in questo girone ha il suo peso. Direttore, una curiosità, parlando di campi caldi, no? Perché poi quella Strea, quando arriva alle partite in trasferta col vostro pullman, tutti quanti in divisa, ecco là, una curiosità, visto che si parla di campi caldi, spesso noi diciamo che quando si va a giocare nel Pontino e nella Ciociaria si gioca contro una città. Quando arriva il pullman della Strea col simbolo della Polizia di Stato sulla fiancata, com'è l'accoglienza? Anche i tifosi più caldi abbassano le penne?
Ma no, forse oppure il contrario, questa cosa noi l'abbiamo subita un po' in passato, forse anche in categorie superiori c'era un'accoglienza diversa perché forse era già preparata in anticipo. Noi quest'anno sinceramente non ho trovato questa problematica, a parte qualche battuta sciocca che ogni tanto può uscire, però invece ho notato grande rispetto per quello che rappresentiamo, perché poi alla fine noi rappresentiamo la polizia penitenziaria, ma poi noi vogliamo solamente giocare a calcio e divertirci e usare quello che facciamo per dare un'immagine diversa al nostro lavoro. Giovanni, che diciamo di questo Monte Spaccato? Monte Spaccato è, se vogliamo cominciare adesso con la rubrica, come si chiama la rubrica? Quella dell'euro? Scommetti in euro. Monte Spaccato è il più quadrato rispetto a tutte, perché queste partite non le fallisce, le vince in maniera evidente, 2-0, 3-0, anche con Rocca Secca si è aggiudicato questa partita, quindi in questo momento dimostra di essere quella che è davanti. Dietro al momento vedrei forse più l'onimovezza rispetto alla Lodigiani, visti gli ultimi risultati, oggi possiamo dirlo, oggi sì. Però vedremo, insomma, manca ancora tanto tempo, mister Granieri. Adesso bisogna vedere, perché vengono parecchi sconti diretti, sì. Le giornate successive. Adesso sì, sì, sì. Si vede. Che i calendari sono modellati un po'. Adesso qui ci sarà da vedere la vera forza, vengono parecchi sconti diretti nelle giornate successive ad alta classifica. Ecco mister, poi la domanda la giriamo anche al direttore. Siamo tutti d'accordo che, salvo stravolgimenti, questo campionato lo vince il Monte Spaccato? Per investimenti sì. Poi il campo, come dico sempre, dice la sua, però ha talmente tanta qualità che difficilmente lo può perdere solo il Monte Spaccato il campionato. Ma oltre al discorso della qualità, come diceva il mister, c'è anche un'idea, no? Perché comunque loro sono andati anche a compensare le mancanze che avevano nella scorsa stagione, quindi non è già come il Valmontone che ha creato questa super corazzata. Loro già vengono da un campionato importante e sono andate a puntellare delle situazioni che poi sentivo anche ieri il mister Bussoni che parlava in un'altra trasmissione. Lui vuole arrivare alla fine in entrambe le competizioni, quindi anche hanno una rosa che gli può permettere anche questo turnover per provare a raggiungere il massimo. Ecco Giovanni, sì. Il campo della Vissezza, possiamo dirlo, non è più il fortino inespugnabile di una volta. Anche perché là ci ha protestato, perché là ci è andato in vantaggio, poi è stato annullato un gol per fuori gioco, il presidente si è fatto sentire nella giornata di ieri, poi alla fine la Vissezza è riuscita a regolarla, a portare a casa quantomeno un pareggio, però stiamo vedendo una squadra, quella dei Leoni, che non riesce più a emergere come prima, e l'Arcia abbiamo detto, insomma, citando Volantoni, manca solo la Vuttri Maccaresi al calendario per l'Arcia, che le affrontate tutte quelle più forti, quindi ora avrà un calendario un pochino più tranquillo dove potrà dimostrare le sue peculiarità, soprattutto in casa, perché sappiamo che quando gioca davanti a pubblico amico è una squadra che fa molto bene, come dimostrato l'anno scorso. Pareggio a Lodigiani, veniva da un altro pareggio, possiamo chiamarlo vertigini d'alta classifica secondo te? In pratico modo con l'Atletico Pontigna, che ultimamente non è riuscito a trovare le energie giuste, ma una flessione che ci può stare dopo l'inizio rampante. Sappiamo anche gli impegni di Coppa Italia hanno avuto il loro peso nei confronti non solo della Lodigiani ma anche di altre squadre, perché parlando anche con altri colleghi, con addetti ai lavori, molte squadre sono costruite molto bene nell'undici iniziale, hanno 2-3 riserve di grande spessore, però per il resto ritorna il discorso dei giovani, ritorna il discorso dei giocatori magari che sono portatori d'acqua, e quindi quando ti manca qualcuno di più rispetto al solito, quando hai gli impegni di Coppa Italia, quindi ti fa rifiutare qualcuno, la paghi. Non è a caso ovviamente della Lodigiani in senso stretto, ma di molte formazioni di metà classifica. Mister, buttiamo un altro euro, tanto ci teniamo bassi. Chi vince il girone e chi arriva secondo? Già ho detto Monte Spaccato secondo me, e poi io vedo bene il Fiorentino. Direttore? Ma io pure punto sul Monte Spaccato e Unipomezia credo secondo. Ci uniamo anche noi come sempre, ormai. Io dico che se uso la logica, primo Monte Spaccato, secondo Unipomezia. Se usiamo il cuore, primo Monte Spaccato, anche per cose extra calcistiche,
e secondo il Fiorentino, perché sarebbe qualcosa di meraviglioso il Fiorentino che va agli spareggi per la Serie D. E già, ho detto, Monte Spaccato primo, ogni momento secondo, perché da una parte è vero il cuore, ma dall'altra purtroppo la vita spesso è cattiva. Speriamo non lo sia con Fiorentino, che possa guadagnare questo secondo posto, anche il primo. Io non ho un opinionista, un cinico, accanto a me, che però magari alla lunga avrà ragione lui. Parentesi Coppa Italia, perché ho qui vicino i dirigenti di una squadra che anche qui zitti continuano a passare il turno e si sono permessi il lusso di eliminare una corazzata, almeno sulla carta, come il Colleferro, vincendo in trasferta 1-0 e pareggiando in casa. Là. Domanda, mister, voi l'avete già affrontato due volte, quindi lei si è fatto un'idea di questo Colleferro che perde, pareggia, qualche ieri ha vinto, si è fatto un'idea perché questa squadra non riesce mai a decollare? No, non ho un'idea, bisogna conoscere bene quello che è, quello che succede in società. Io parlo di campo, dico che hanno una grossa squadra, dei buoni elementi, di grande qualità, dietro una buona difesa, un buon centrocampo, un attacco. Forse ultimamente gli è mancato un po' quella essere un po' cinici davanti, un po' più di cattiveria davanti affinché potessero portare avanti, vincere delle partite. Con noi è stata l'andata una partita da 0-0, perché entrambe non abbiamo fatto grosse occasioni da gol. Ritorno ci hanno messo in grossa difficoltà. E si vede, insomma, che c'è un risveglio. E noi siamo stati bravi, attenti, molto attenti, fortunati nello sfruttare una delle poche occasioni che ci sono capitate. Però questo nel calcio ci sta, perché la determinazione delle volte è superiore alla qualità. Direttore, il primo turno ci dice che è bilanciato verso il girone B, sono passati 9 del girone B e 7 del girone A, quindi alla fine il discorso, siccome guardiamo sempre la Coppa Italia come parametro, se è meglio un girone dell'altro, per ora. Noi abbiamo la fortuna di schierare attualmente un'altra squadra in Coppa Italia, quindi facciamo un ampio, tutto turnove, e abbiamo avuto delle grosse risposte, veramente un gruppo molto valido, perché giocando in Coppa Italia contro una corazzata, cambiando 10 undicesimi della squadra che aveva giocato la domenica, ci fa ben sperare. Assolutamente, e sì, perché quindi ci dà, non è una cosa che viene detta spesso. Noi abbiamo una grossa forza nostra, della Strea, e questo è dovuto ai ragazzi che stiamo allenando e che danno tutti la propria disponibilità e si fanno trovare pronti sempre. E non a caso noi, quando facciamo i cambi la domenica, e chi entra dà un apporto importante alla gara. Direttore, volendo scegliere chi vorrebbe incontrare agli ottavi? Ma noi sicuramente la Coppa è un qualcosa a cui teniamo, anche dal punto di vista, come diceva il mister, per sfruttare al meglio una rosa ampia che abbiamo. Quindi se volessimo sognare di arrivare fino alla fine dobbiamo incontrare tutti. A me piacerebbe il Viterbo, perché per me è un derby importante. Torna a casa. Un torno a casa, comunque. Speriamo di giocarlo a Rocchi, perché comunque ora, non perché per entrare nella polemica che comunque sta succedendo, però è sempre uno stadio importante, che comunque in quella Strea ci starebbe bene su quello stadio, anche se poi dopo, senza nulla togliere agli altri che sono veramente importanti. Quindi a me Viterbo Civitavecchia non mi dispiacerebbe, perché sono squadre sempre partite affascinanti e tanto. Sono tutte squadre importanti e sarà bello confrontarci. Giovanni, poi c'è il mistero dei sorteggi. Che non sono ancora usciti, mancano 9 giorni. Abbiamo ascoltato varie dichiarazioni in cui qualche allenatore ha detto: io non faccio a preparare la partita se non so chi affronto. Ma è normale che la preparo poco e decido di metterla in secondo piano rispetto al campionato. Spesso sottovoce, molto meno a microfoni aperti. Però vedremo un attimo, credo uscirà. Ho fatto il pronostico anche di quando usciranno. Ormai secondo me usciranno giovedì
e venerdì ci dicono i calendari, chi gioca prima a casa e chi gioca dopo in trasferta. Vabbè, insomma, si è capito. Prima a casa e dopo in trasferta, insomma, è un po' complicato. Capito, no, che sta tramontando il sole, ma a parte questo. Peraltro, se andate sulla nostra pagina Facebook Ortica Social o sul sito internet Ortica Social, abbiamo fatto un giochino e se, noi la griglia l'abbiamo già fatta, no? Ce l'hai qua sul foglio? Purtroppo no. Allora, io ho provato... Sono usciti adesso. Stavo quasi dicendo, allora, occhio a quello che dici, perché dico, non abbiamo la situazione sotto mano. Il comitato, non lo so, da un'ora siamo in trasmissione. Noi sappiamo che il comitato ci spia e quindi hanno aspettato che noi iniziamo adesso a questo punto, mentre Giovanni ricerca, vi leggiamo in diretta i sorteggi sulla pagina Lega Dilettanti. Saluto a Marco Russo, lo ringraziamo per l'informazione. Mettete l'intervallo, eccoli qua. Allora, adesso, 7 minuti fa, ragazzi, è possibile. Il comitato ci spia. Li leggo adesso, l'ho indovinato. Viterbo Civita, che ho indovinato. Ah. Sì, sì. Credo che sia la prima a Viterbo. Non sappiamo chi gioca prima in casa, chi gioca prima in trasferta. Andiamo con gli abbinamenti. Aspetta, la strada lo sapete chi gioca? No. Che bello, lo posso dire agli ospiti. No, allora. Leggili tu. Dai, spara a nome. Io dico Lodigiani. Pomezio. Aspetta, non si è sentito forse il mio. Uni. Mi ha letto il telefono, vedete il mist. Univo Mezzo a Stre. Leggiamo Univo tutti se possiamo, Giovanni. Leggiamo tutti. Monte Spaccato Certosa. Questo è un altro match derby romano. Io ho detto Certosa, secondo me becca una squadra non di quelle di prima fascia, perché già affrontato la Tivoli. Invece no, Monte Spaccato Certosa. Lodigiani V3 Maccarese, Tivoli Campus Eur, Vissezze Pomezia. E qui mi hanno stupito, perché io davo alle 4 del Basso Lazio insieme, invece non è così. Arce Gaeta e Ferentino Valmontone, quindi grande partita Ferentino Valmontone assieme a V3. Monte Spaccato Certosa e anche Lodigiani V3 Maccarese. Sono tutte belle, perché le squadre forti sono quasi tutte arrivate avanti, quindi lo diciamo adesso, l'abbiamo annunciato. Ovviamente. È la più in diretta di così, grazie. Andata al 16 ottobre alle 15.30, ritorno al 30 ottobre alle 14.30, perché già sarà passata l'ora legale. Insomma, a caldo, più a caldo di così, non si può. Come commenta questo sorteggio che è capitato all'Unipo Mezia? Andiamo a giocare. Cioè, andiamo a giocare. Direttore? Sbugiardati in diretta dalla Federazione. È sicuramente una sfida affascinante. Sarà per noi un bel test subito contro una squadra accreditata per vincere. Quindi sarà anche per noi un modo per temperarci e capire a che punto siamo. È comunque una bella sfida, no? Assolutamente sì. Ma per curiosità mia, visto quello che ha detto prima, avete trovato una big vera, no? Giocherà sempre, la chiamo per capirci, la Strea 2, quella di Coppa? Questo lo valuteremo, io penso di sì, perché ho fiducia nei ragazzi, abbiamo fiducia nei ragazzi, quindi andiamo a giocarcela. Gran bella Coppa Italia, poi dopo magari alla fine Non hanno potuto preparare la risposta, perché hanno dovuto improvvisare quello che stavamo dicendo. Allora, la rubrica della Coppa Italia è inutile. Allora, con la Coppa Italia abbiamo fatto la figuraccia in diretta, ma grazie a chi c'è, grazie al mister Russo che ce l'ha segnalato. Peraltro poi andremo a controllare quante ne avevamo indovinate. Allora, dicevo, quest'anno c'è la rubrica punti pesanti, io poi ve la spiego brevemente, poi Giovanni entra nel dettaglio. Noi abbiamo lo spirito della rubrica è questo: chi segna un gol al 90esimo dell'1-0 ha un peso specifico importante, chi segna il gol del 4-0 ne ha un altro. Dopo 5 giornate abbiamo già qualcuno che ha allungato. Esatto, perché nel girone A, ricordando sempre Pomezia, Mulle, Tivoli e Viterbo hanno partite in meno, si è mossa la classifica per i due giocatori che sono nelle parti alte di questa classifica, perché Massella ha fatto gol per i Pomezia, si porta quindi a 5 punti, già decisivo in più partite. Secondo Vittorini con 4 punti, avendo fatto gol ieri, che ha dato quello che avrebbe dato il pareggio al Civitavecchia. 3 punti per Tollardo dell'Aurelio, Pischedda e Fiumicino, Gerardi della Tivoli. Gerardi che ha trovato tutti e 3 i punti in questa gara, perché ha fatto 2 gol, la Tivoli ha cassato una rete, quindi ha consegnato tutti e 3 i punti della vittoria. Girone B, secondo il direttore Iacomini, chi c'è in testa? Il girone B, Dos Santos.
Non è che conosce molto bene Bussi. Anche il mister, eh sì, Bussi con 5 punti, perché ieri con quella rete ha dato 2 punti proprio alla vostra squadra, resta a comando. 2 punti anche per Cardinali del Ferentino, perché lui decisivo. 3 punti per Mastropietro della Lodigiani, che è rimasto lì. Insomma, posso? Sì. Voglio spendere una parola per Cristiano, perché a parte, grande giocatore, a parte il giocatore che conoscete sicuramente, conoscono tutti, è la persona perfetta per stare in uno spogliatoio, per esempio come la Strea, un ragazzo sempre positivo, sempre davanti a tutti nel lavoro, non sbaglia mai a parlare, sempre la parola giusta. È veramente una persona che ci sta dando tanto, soprattutto come uomo, e poi era quello che ci aspettavamo. La rubrica porta bene, possiamo dirlo. Sì, sono porta due volte bene, che vengono gli ospiti, si trovano il loro giocatore in testa della classifica. Prima Castagnari con Vittorini, adesso la Strea con Bussi. Insomma, questa trasmissione da 4 anni che ha la fama che porta bene. L'ennesima rubrica. Magari non abbiamo la tempistica sui sorteggi. Ho dato proprio là al direttore. No. Sapete, no, questa trasmissione che veramente. Poi quando le persone tornano e ci dicono: avete portato fortuna. Ah, mister Di Curzio, che saluto, che era con noi. Ieri ha vinto 5-0 la sua squadra, il Trastevere Under 17. Insomma, quindi ecco, penso che la Strea, secondo me, domenica. Adesso entriamo nella parte figuraccia, perché voi. Gli amici del Pagliano saranno contenti. Il Pagliano Zio Magnano, che fa 4 gol a partita, gli incassa pure. Quindi un po'. 5-4. Noi potremmo venire anche tutti i lunedì, volendo. Cioè, facciamo questi. Direttore, io non lo direi, perché io vi prendo in parola poi. Questi chilometri volentieri. Ospite fisso, attenzione, perché facciamo un ingaggio in. Un po' come Ballando con le Stelle, che facciano firmare all'ospite immediatamente l'adesione al programma. La rubrica questa è storica, è quella delle brutte figure, ovvero i pronostici. Sperando che non giocano adesso le partite che ci mandano. Ecco, se il comitato. Ma io sono convinto che adesso il comitato tira fuori qualche altra cosa che noi non sa, magari ci cambia l'orario delle partite all'improvviso, ma a parte questo. Allora, pronostici, si gioca domenica 13 ottobre. Sono tante le partite interessanti, partiamo ovviamente dal girone A. Ecco, mister, io parto con quella che sulla carta sembra scontata, ma secondo me non lo è, la Dispoli Pomezia. La Dispoli Pomezia. A me non piace fare pronostici. Qua vanno fatti. Qua bisogna, ospite, qua bisogna farli per forza. Bisogna farli per forza. Allora, X. E peraltro io... mi unisco, lo faccio subito, visto ormai sulla scia che ho azzeccato Viterbo Sorianese, lo faccio anche il pronostico. Io ripeto, uso la stessa formuletta che ha portato fortuna alla Sorianese. Io non mi stupirei se domenica il Ladispoli riuscisse a fermare il Pomezia virtuale capolista, anche perché il calcio è vero che è schemi 4-3-3, 4-4-2, tutto quello che volete, però poi il calcio, soprattutto a livello dilettanti, è anche sentimento, e anche corsi e ricorsi, e anche il Eupalla, il famoso dio del calcio, come diceva Gianni Brera, che ti restituisce quello che ti toglie. E io credo che la Dispoli in questo inizio di stagione qualcosa, Giovanni ci ha raccontato la partita col Viterbo, che se la Dispoli fa il secondo gol probabilmente gira il mondo. Ieri a Valmontone hanno perso sull'ultimo cross, poi andatevi a guardare il gol, il giocatore Valmontone in mezzo a 8 difensori della Dispoli salta e mette la palla dentro di testa. Io credo che la Dispoli possa fare l'impresa di fermare il Pomezia, poi c'è anche Alessio. Magari con un gol dei nuovi arrivati, magari un gol di giusto. Magari e sarebbe anche giusto, questa la può servita sul piatto d'argento. Comicità. Possiamo andare dappertutto. Comicità americana. Io la risparmio a Giovanni questa, perché so che deve tornare a casa, la faccio al direttore. Difficile per il Civitavecchia la trasferta sul campo della Romulea. Sì, è una partita comunque. Castagnari sicuramente sarà preoccupato, perché sa i valori della Romulea e tutto, quindi la Romulea ha bisogno di punti, ha bisogno comunque di dare voce e entusiasmo a una squadra comunque di giovani, però Castagnari ha sempre Vittorini che parte comunque con un pizzico di vantaggio, quindi io credo sia un bel pareggio. Vedremo. Ma volete anche il risultato esatto? Volendo. Anche? 2-2. Anche marcatori 2-2, doppietta Vittorini. Questa era facile, però. Giovanni, a te la faccio facile. U3 Maccarese Viterbo. U3 Maccarese Viterbo. Secondo me, la U3 Maccarese si è messa in tono. Viterbo ancora sta accusando la sconfitta del derby. Credo
un 2-1 per la Vulture di Maccaresi. Mister, in una logica, per siamo alla quinta giornata, però in una logica di inseguimento, Rieti Tivoli, soprattutto per il Tivoli, comincia a essere importante. Eh sì, bisogna cominciare a far punti per tornare nelle posizioni alte di classifica. Anche Rieti, quindi bisogna cominciare a far punti. Ecco, ho detto prima che dalla decima giornata a che punto sei si può capire il campionato fai. Pronostico? Non mi sbilancio sempre, pareggio. Io ho degli ospiti che fanno la melina, come si diceva una volta. Vediamo se un 3-3, 4-4 su 0-0. Poi dopo il capo diventerà. Poi magari finisce 8-5, ma a parte questo, dietro, l'euforia della Sorianese. A Soriano stanno ancora facendo festa dopo 24 ore contro una corazzata come il Valmontone. Secondo lei come finisce? Allora, io questo toccate sempre qualcosa di importante, perché a Soriano ho veramente tanti legami con il paese, con tanti giocatori, con il ministro, il presidente. So quello che possono fare e cosa ha quella squadra. Io, secondo me, non se la porta a casa in maniera semplice il Valmontone. Quindi ci potrebbe anche essere l'ennesima sorpresa che dopo Tivoli e Viterbo magari possa abbattere anche il Valmontone. 2-1. Ecco, udite, abbiamo un messaggio di Manuel Vittorini che ci sta seguendo. Sulla mano, cosa ha detto Manuel? Cioè, grazie per la doppietta, Peppe. Me ne va bene anche un solo a patto che finisca 1-0, anche perché sono 3 punti nella classifica di Pimpinelli. No, 1-0 e 2 punti, mi dispiace. Ormai 2-1 con la doppietta di Vittorini. Abbiamo creato dei mostri in questa stagione. Sono Manuel, che è veramente l'arma in più del Civitavecchia. Giovanni, questa la faccio a te. La partita più bella non l'ha ancora nominata. No, io nomino quella che secondo me è un trappolone vero e proprio. Sto parlando di Ottavia Certosa. È quella, secondo me, la partita più interessante della giornata. Però voglio andare a controcorrente, non voglio fare come mister. Ottavia 2, Certosa 0. Mi dispiace per gli amici del Certosa. Mister Russo, io non c'entro niente. Ho qui personaggi strani in questa trasmissione. A proposito, grazie come sempre allo storico Bar Delfini in via Paolo Azzi alla Dispoli che ci ospita. Altro bel derby, mister, due squadre toste e Boreale Aurelia Antica. Questa da 0-0, mister, come partita. La su coerente tutte le squadre che fanno poco. Prima, 0-0. Sì. questa è più facile. Ormai per me tutti 0-0 sono tutti pareggi. Poi 2-2, 3-3. Ma i tifosi vanno a vedere le partite, vogliono vedere le cose. Io tante volte mi chiedo perché siamo qui. Che poi le partite stanno dicendo tutto l'opposto, perché comunque sempre tanti gol ci stanno. Quindi... E a sto punto, direttore, facciamo 0-0 anche con le Ferro Fiumicino? No, Colleferro sicuramente verrà fuori, perché come diceva il mister, a me hanno fatto veramente una grande impressione, perché noi non abbiamo incontrato solo due volte in Coppa, abbiamo fatto anche la terza in amichevole, e mercoledì noi abbiamo fatto una grande impresa da squadra, ma loro mi sono saputi veramente, veramente forti, quindi io credo che ci sia un successo pieno per Colleferro, quindi io dico proprio 2-0. Ecco Gianni, chiudiamo il girone A. Bella sicuramente era Nova Luis. Sì, una partita sicuramente interessante, perché la Luis deve cercare di riscattarsi dopo la sconfitta in casa. L'Ara Nova è una buonissima squadra, però quel momento di defaianza in 5 minuti che ha preso 2 gol con una ventata non l'ho vista molto bene, anche se secondo me l'Ara Nova in casa con la Luis non prende gol. E potrebbe però vincere 1-0 l'Ara Nova. L'Ara Nova in casa, al fattore campo, ai tifosi, sì. Condivido che l'Ara Nova possa vincere. E adesso vediamo se giocano a fare tutti 0-0, perché adesso andiamo per i pronostici del girone B. No, non 0-0, pareggio, penso 2-0. Pareggio. Secondo me il mister adesso manda qualche cupolo di nebbia e fa giocare le partite piuttosto che... Allora Gianni, partiamo forte, Città di Pagliano Astrea. Città di Pagliano Astrea, Pagliano segna. Pagliano da gol... Dai, finisce 2-2.
andrebbe bene un punto a Pagliano, mister. Dai, un pareggio, adesso pareggi, mister. Anche Pagliano sta pareggio. Ce lo facciamo andare bene, pareggio a Pagliano. Allora, amici di Pagliano, il biscotto è fatto. Domenica finisce in pareggio. Salutiamo il comitato che ci sta guardando. Sicuramente, direttore, la più bella, cioè non dovrei neanche dirla, la più bella domenica è Unipomezia Montespaccato, anche perché se il Montespaccato espugna Pomezia se ne va. Veramente, veramente bella, affascinante come partita, immagino già come la stiano preparando entrambe le formazioni. L'Unipomezia, magari questa sconfitta un po' gli ha creato forse quella tensione in più per prepararla, e ha bisogno subito di riscatto, anche perché sono pure un po' gli episodi che l'hanno un po' condannata a Gaeta, quindi credo che lo potrebbe fare il colpaccio, anche se Monte Spaccato pure è uno spettacolo, però io per questa domenica dico Unipomezia. Giovanni, è così scontata secondo te Rocca Secca Lodigiani? Rocca non è scontata, perché la Lodigiani, come detto, ha avuto questi due pareggi consecutivi, ma va a vincere 2-0 a Rocca Secca, quindi ritorna la vittoria secondo me. Altra battaglia, conoscendo anche il campo, mister, è sicuramente Atletico Pontigna-Ferentino. Che partita si aspetta? Come ho detto prima, secondo me Ferentino ha in questo momento le ali dell'entusiasmo, quindi fattore campo potrebbe essere determinante, però adesso mi sbilancio e dico che vince il Ferentino. Io condivido che il Ferentino possa fare bottino pieno. Direttore, il Gaeta va sul terreno del Campus Eur, non sarà una passeggiata a Ponte Marconi? No, assolutamente, perché poi è proprio quello che sta dimostrando il girone B, che ci sono squadre che possono fare anche dare fastidio. Il Campus Eur è una squadra veramente, veramente ostica, però credo che poi alla fine la possa spuntare il Gaeta. E allora io vorrei chiudere con Giovanni un pronostico, ci sono tante belle partite. Voglio fidarmi della relazione dei mister, del direttore sul Primavera, mi hanno parlato molto bene, indico la prima vittoria stagionale del Primavera, 2-1 sul Real Cassino, vediamo un po' se gli portiamo fortuna. E io invece mi sbilancio anche sul girone B, magari toccate ferro se volete, ma io vedo proprio Città di Pagliano 1 a Strea 2, io vedo proprio questo, come vedevo la vittoria della Sorianese a Viterbo. Quindi grazie al direttore del Certoso Paolo Michesi, che ringrazio per il pronostico. Ovviamente il direttore sa che noi stiamo giocando qui, non ci prendiamo mai, qualche volta ci prendiamo, però ripeto, a parte andate a Ottavia, smentiteci, sperando che non ci senta il mister Porcelli dell'Ottavia, però ecco, ripeto, la Strea ha tutte le caratteristiche per andare su un campo difficile, ma su un campo dove comunque la Strea se la può veramente veramente giocare. Io ho promesso che, visto che hanno macinato chilometri i nostri gentili ospiti, di rimandarli a casa prima del tramonto. Due cose. Allora, prima ho parlato di una bomba di mercato clamorosa a livello di, parlo di allenatori, se fosse confermata sarebbe veramente un colpo clamoroso. Allora, voi sapete che quest'anno non è con noi sempre per il mister Scorsini, perché ha dei, giustamente, è nella lontana Angri, come dico io. Peraltro ieri sabato altro pareggio, l'Angri la sta portando piano piano fuori dai bassi fondi, e mercoledì gioca recupero. La notizia che è rimbalzata sui siti a livello di rumors e di indiscrezioni forti in queste ore è che voi sapete che il presidente dell'Angri si è dimesso, ha deciso di cedere la società, e sarebbe in trattativa, anche se non è molto facile, per acquistare il Taranto. Taranto è una squadra storica del calcio pugliese, ha giocato per tanti anni in Serie B, adesso in Serie C ha un pubblico caldissimo, una tradizione. Ecco, secondo queste indiscrezioni, tutte da confermare ovviamente, se il patron dell'Angri dovesse acquistare il Taranto, avrebbe intenzione di portare sulla panchina del Taranto da subito in Serie C il mister Marco Scorsini. Per Marco sarebbe, oltre che il coronamento di una carriera ottima, perché a livello dilettante ha ottenuto grandi risultati, ma sarebbe soprattutto finalmente l'esordio su una panchina di una squadra professionistica. Ripeto, è tutto con un grandissimo condizionale. Voi sapete che le trattative per acquistare una società di calcio possono precipitare o chiudersi da un momento all'altro. Però ecco, direttore, a livello sempre di ipotesi, se Marco andasse, sottolineo il condizionale, sulla panchina del Taranto, professionalmente sarebbe il salto di qualità definitivo.
Ma assolutamente, credo che sia una grande occasione, mi auguro che si possa anche concretizzare, perché Mister comunque è un professionista che vive per questo lavoro, lo fa in una maniera quasi ossessiva e sicuramente si meriterebbe un'occasione come questa. Già mi immagino il derby che si è giocato lo scorso weekend, al ritorno tra qualche mese si sarebbe da aspettare. Foggia-Taranto, sulla macchina del Taranto Marco Scorsini, sulla macchina del Foggia Ezzolino Capuano. Sarebbe... Ex allenatore del Taranto. che ha lasciato da poco. Che ha lasciato poco. Sarebbe bellissimo. Molto interessante. Bocca al lupo a Marco, vediamo se questa trattativa andrà in porto. E poi certo, se adesso dico salutiamo il mister Scorsini della lontana Angri, dovrò dire della lontanissima Taranto in Puglia, quindi fra poco va a Malta Marco, se continua a scendere fra poco va a Malta. Un saluto al mister che oggi va all'allenamento e ci guarderà sicuramente in differita. Allora, che dire, io veramente vi ringrazio di cuore, il tecnico dell'Astrea Rodolfo Gentilini, ripeto, insieme al direttore hanno macinato tanti chilometri correndo dal lavoro, grazie di essere stato con noi. Come si è trovato qui? Molto bene, e vi ringrazio per l'invito. E poi noi il mister lo richiameremo sicuramente. Voglio chiedere una cosa però al direttore Ieromini, visto che è un grande esperto del Festival di Sanremo, sappiamo. Io lo sapevo, ha raccontato anche in tante interviste. Voglio chiedere il direttore Palmieri, il presentatore Palmieri, quale presentatore del Festival di Sanremo le ricorda? Pippo Baudo assomiglia, anche se poi alla fine un po' la carnagione pure Carlo Conti lo potrebbe ricordare, quindi. Perché così potrei dire Sua Eccellenza il calcio l'ho inventato io. Assolutamente sì, io vi ringrazio per aver citato modo di parlare di Astrea, di quello che c'è dietro questo nome e questa storia, e siamo a disposizione per qualsiasi altro incontro, e poi se portate bene è ancora con me. Beh certo, se finisce 1-2 voglio la tessera d'onore dell'Astrea io. Peraltro settimana prossima, sempre se Dio vuole, non vi perdete la puntata, perché non oso pensare cosa succederà, perché avremo ospite con noi il esponente del Parioli, Mario Lenzini, che per i tifosi della Lazio ha un cognome che rappresenta qualcosa di magico. Mister ex Lazio, anche il mister ex Lazio, però più tranquillo di Lenzini, sì. secondo me il mister. E sarà accompagnato dal direttore generale Gianluca Rossini, quindi Parioli Calcio, apriremo una parentesi, Parioli che ha cambiato campo dove andare a giocare, ci spiegheranno perché adesso giocano a Francesca Gianni, che è l'ex stadio della Lodigiani, se ricordo bene. Quindi lunedì prossimo altra puntata con altri ospiti prestigiosi. Che dire, io ringrazio ovviamente Giovanni Pimpinelli che ormai con me conduce questo programma e ci divertiamo, facciamo i nostri duetti. La domanda su Sanremo, avrei scommesso tutto quello che non ho che l'avrebbe fatta, perché lo sapevo, perché me l'aveva detta stamattina all'alba, che avrebbe fatto il direttore, la domanda, non l'avevo detto. Non mi aspettavo, però paragone con Baudo è meraviglioso, io credo che magari essere Pippo Baudo di Sua Eccellenza il calcio sarebbe bellissimo. Grazie al direttore, grazie a Giovanni Pimpinelli che tornerà con noi prossimamente, grazie al mister, grazie a voi, grazie al nostro fantastico regista Felice Caggianelli che ci fa da voce fuori campo e ci dice in diretta i commenti, grazie al mister Russo. Ci ha dato anche le notizie, ormai insider ci ha salvato il mister Russo oggi da una figuraccia colossale, credo, perché io ripeto, chiudiamo scherzando, io sono convinto che al comitato regionale hanno aspettato che noi partissimo, che parlassimo male di loro della Coppa Italia, e hanno tirato fuori il presidente avvantaggiato. Sono troppe coincidenze. Poi, la invitiamo a venire ospite, presidente avvantaggiato è un ex collega, stava al Messaggero, quindi figuratevi se non sono lì pronti, l'hanno detto, sì, vai con i sorteggi. Noi chiudiamo, abbiamo sempre iniziato con sorriso, grazie allo storico Bar Delfini che ci ospita, grazie ai nostri fantastici ospiti. Se Dio vuole torniamo a lunedì prossimo. Grazie Giovanni, grazie a tutti. Grazie a tutti.